Iran vanta più di 115 anni di storia e in questo lungo periodo di tempo ha saputo trasformarsi, innovare per rispondere alle esigenze del cambiamento, però l'ha sempre fatto avendo ben presente la sua storia e dando importanza alle proprie radici. Ne è un perfetto esempio il luogo in cui ci troviamo. Dove siamo? Sì, Luca, ci troviamo sul tetto di quello che è l'impianto di Mirafiori Nord, una delle location storiche di Torino, che proprio recentemente è stato inaugurato dal presidente Cirio e dal sindaco Lorusso. Quello che vedete è il sistema fotovoltaico che è sul tetto di quella che è la struttura e rappresenta uno dei quattro elementi fondamentali che fanno parte di questo impianto. Qui, fino a 5 anni fa, sorgeva una centrale di integrazione e riserva e prima ancora un impianto che produceva calore a servizio del teleriscaldamento per questa zona del quartiere di Mirafiori Nord. E proprio questa parola, se vogliamo, teleriscaldamento, sarà un po' il fil rouge di questa storia di cambiamento che vogliamo raccontarvi un po' insieme in questa notte degli archivi. Tra pochissimo inizieremo il nostro viaggio attraverso 40 anni di teleriscaldamento. Tra gli spazi particolarmente suggestivi dell'impianto di Mirafiori Nord c'è uno che mi incuriosisce particolarmente. Che cosa sono i bomboloni alle nostre spalle? È un sistema di accumulo del calore, si tratta di tre accumulatori di calore che servono da 2500 metri cubi complessivi, che servono per accumulare l'acqua calda che viene prodotta dagli impianti cogenerativi di Iren Energia durante la notte, quando la richiesta di calore è minima, e vengono utilizzati e rilasciati alla rete di teleriscaldamento al mattino. In fondo gli accumulatori funzionano un po' come il thermos che ci portiamo a sciare d'inverno. Mettiamo l'acqua calda all'interno al mattino e poi ce la portiamo durante la giornata per fare il tè. Per affrontare il nostro viaggio di 40 anni a partire dagli anni 80 è essenziale dotarci degli elementi essenziali e cominciamo quindi cercando di capire che cos'è il teleriscaldamento. Allora, il teleriscaldamento è una soluzione assolutamente semplice. Avrete certamente visto almeno una volta in uno di quei classici film americani, pensate a C'era una volta in America, Taxi Driver, dove ci sono i tombini fumanti. Ecco, quello non è nient'altro che un esempio di teleriscaldamento, in particolare a Manhattan, dove addirittura il teleriscaldamento c'è dalla fine dell'Ottocento. Tecnicamente quindi per teleriscaldamento si intende il trasporto a distanza di calore per riscaldamento ad uso urbano e acqua calda sanitaria. Ovvero il calore che viene prodotto dagli impianti cogenerativi di Iren Energia e in parte dal termovalorizzatore TRM garantisce oggi il riscaldamento a quasi 3 torinesi su 4 e a un gran numero di persone nell'hinterland metropolitano torinese, consentendo inevitabilmente i benefici ambientali, minore inquinamento dell'aria, risparmio energetico, un tema particolarmente sentito in questo periodo, maggiore sicurezza degli impianti e un aumento del comfort. Pensate che il sistema di teleriscaldamento metropolitano di Torino è il più esteso d'Italia ed uno dei più estesi di tutta l'Europa. Li abbiamo evocati più volte in questa chiacchierata, gli anni 80. Che cosa è successo negli anni 80? Negli anni 80, in particolare nel 1982, infatti quest'anno festeggiamo 40 anni di teleriscaldamento a Torino, venne realizzata la prima centrale di cogenerazione dell'allora M Torino, che serviva al quartiere delle Vallette. Oggi quell'impianto non esiste più, al suo posto c'è un parco, mentre tutti gli utenti sono serviti in primis dall'energia termica che viene prodotta dalla centrale di cogenerazione di Torino Nord che sorge in fondo al Corso Regina Margherita. Innovazione e capacità di trasformarsi fanno parte del DNA di Iren e l'impianto in cui ci troviamo rappresenta un bel paradigma del cambiamento. Come dicevo, in quest'area a partire dal 1989 entrò in servizio una centrale dotata di grandi motori navali che producevano il calore utile a riscaldare una buona parte di quest'area che si chiama appunto Città Giardino. Poi con gli anni, grazie all'introduzione di nuove tecnologie e al collegamento della rete di questo quartiere con la rete metropolitana di Torino, la centrale si è avviata a una messa in pensione. E da qua l'idea di trasformarla in un polo di innovazione come quello che abbiamo oggi, sempre a servizio del teleriscaldamento. Si è trattato di un investimento importante pari a complessivamente a 46 milioni di euro, di cui 10 per l'impianto e 36 per la rete. È composto da diversi sistemi integrati,
primo è un sistema di accumulo di calore composto dai tre grandi serbatoi che abbiamo visto prima, complessivamente di 2500 metri cubi, una stazione di pompaggio per la rete, un sistema solare termico con una potenza di 411 kW e un fotovoltaico installato sulla copertura dell'edificio che sta alle nostre spalle da 45 kW. Grazie all'integrazione di questi sistemi e di produzione di fonti rinnovabili con la rete di produzione del teleriscaldamento, questo impianto oggi rappresenta certamente un esempio di piena sostenibilità ed evita ogni anno qualcosa come 8.000 tonnellate di CO2 immesse in atmosfera. Alcune immagini ci hanno aiutato a raccontare cosa c'era prima posto dell'impianto di Mirafiori Nord e fanno parte di quel discorso che si faceva sull'importanza della storia, delle proprie radici. Iren le ha racchiuse in un sito internet accessibile. Esatto, e le immagini che abbiamo visto sono solo alcuni esempi del materiale presente sul sito www.irenstoria.it, che è il portale che supporta il progetto omonimo che abbiamo avviato alcuni anni or sono e che ha come obiettivo la valorizzazione complessiva del patrimonio documentale e storico del nostro gruppo su tutti i territori e che è liberamente consultabile da studiosi e cittadini. Quella dell'impianto di Mirafiori Nord è una bella storia di cambiamento, però non è l'unica. Quali cambiamenti ci riserva il futuro? Sono veramente tanti. La realizzazione del nuovo impianto di Mirafiori Nord rientra pienamente in quello che è l'importante piano di investimenti che Iren desidera portare avanti nell'ambito del proprio piano industriale al 2030. In particolare per il teleriscaldamento sono previsti oltre 830 milioni di investimenti sui territori, di cui oltre 600 destinati all'area metropolitana torinese. E questo è un impegno che ci permetterà di estendere ulteriormente la rete di teleriscaldamento, quindi allacciare nuove utenze. Ci consentirà di migliorare l'efficienza operativa complessiva e la flessibilità della rete di Torino tramite la completa integrazione di quelli che sono gli asset presenti nell'area, oltre che, cosa assolutamente importante, aumentare la resilienza complessiva dell'infrastruttura, rinnovando anche le parti più datate. L'obiettivo è ovvio, è quello di incrementare ulteriormente le volumetrie allacciate. Come dicevo, oggi siamo intorno ai 70-72 milioni di metri cubi. E l'idea è quella di aggiungere almeno altri 12-13 milioni di metri cubi allacciati, ovvero andare a posare anche altri 150 km di rete di doppia titubazione che si andranno ad aggiungere agli attuali 700 km. È chiaro che è una bella sfida, ma noi siamo pronti.